Questo è il secondo di 8 appuntamenti che ci vedono tutti quanti coinvolti, tutti quanti proprio perché i cittadini sono parte viva, parte che reagisce alle strategie di decisione che dovrebbe prendere la città di Palermo. Quindi oggi un secondo appuntamento che vede il turismo, il tema portante di questo incontro. Saremo in tanti a discutere di turismo in tutti gli ambiti, il turismo dell'accoglienza, il turismo ricettivo, il turismo degli alberghi, ma è anche il turismo di chi vive attraverso il turismo e quindi gli imprenditori che in qualche modo si affacciano grazie al turismo a vendere i loro prodotti, a vendere la loro arte, il loro artigianato, e lo faremo anche con le associazioni di categoria e le istituzioni anche oggi saranno pronte ad ascoltare quelli che sono i messaggi che partono dalla base, perché è proprio da lì che dobbiamo partire. Palermo ha avuto un risveglio con il turismo, ma cosa occorrerebbe per dare un ulteriore impulso? Credo molto nella qualità dell'accoglienza, cioè noi dobbiamo intanto fare squadra perché serve a scambiare idee, a darci i giusti consigli e puntare molto alla qualità dell'accoglienza, che è cosa che come Confartigianato, Turismo e Spettacolo, che è la categoria che rappresento, sto puntando sotto forma di formazione. Quindi io dico sempre, è un po' l'accogliere il cliente o il turista davanti a un bancone o dietro un bancone. Qual è la maniera giusta? Quindi bisogna sapere anche a volte le cose elementari per alzare questa stina della qualità che ci possa permettere di andare avanti nel tempo e migliorare sempre questa ricettività che in questo momento abbiamo, ma che dobbiamo assolutamente gestire bene e non rilassarci, anzi investire in questo momento di turismo dove Palermo come capitale della cultura e tutti i vari eventi sta avendo un'attrazione, un'attrattiva particolare. Si possono gestire sicuramente delle soluzioni di transizione di questo passaggio del turismo che dal centro storico giunga ed approda alle borgate, non a Mondello ma alle borgate. Quando parlo di borgate la voglio estendere al concetto sia a Mondello, alle Sforacavallo, 18 km di costa attraversano il nostro tratto costiero. Quindi di conseguenza studiare delle forme per attrarre, portare veicolo e fare da veicolo qui nel nostro territorio che consenta ad esempio l'approdo di fiere, di artigianato, fiere che abbiano obiettivo quello di gestire anche la catena agroalimentare, oppure estendere anche il concetto ad esempio alla creazione di infrastrutture per lo sport, per la collettività, per la comunità intera. In questo non si può prescindere comunque in un piano di riqualificazione che veda le borgate in primis adoperarsi in una riqualificazione delle piazze, condizione essenziale per tutto quello che ci siamo detti in questa platea, in questa audizione dove hanno partecipato commercianti e quant'altro, in una visione dell'interesse comunitario e collettivo che vada verso questa direzione. Il metodo partecipativo è un metodo che è stato adottato già da qualche anno e devo dire sul fronte del turismo forse prima ancora che in altri ambiti, perché dal riconoscimento UNESCO del percorso arabo-normanno si è cominciato subito ad interloquire con le realtà del territorio e quindi tutte le iniziative che sono state messe in campo sono state condivise con associazioni di commercianti, con associazioni culturali, con le scuole, con tutte quelle realtà del territorio ma anche fuori il territorio attraversato dal percorso arabo-normanno che ha fatto un po' da percorso pilota rispetto al resto della città.